Un premio giornalistico per la memoria di Mimmo Castellano, già vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania. Giunta alla sua terza edizione, la cerimonia si è svolta a Villa Calvanese a Castel San Giorgio. Il premio è andato a prestigiosi giornalisti che nel corso della carriera si sono distinti nel campo dell'informazione nazionale. Castellano ha rappresentato un'esemplare figura nel campo dell'informazione ed è stato promotore e attore di numerose battaglie sindacali, vinte grazie all'impegno e alla tenacia con cui ha sempre affrontato i problemi della categoria. Il premio alla carriera è andato tra gli altri anche alla giornalista Lucia Annunziata, mentre Nunzia Gargano è stata chiamata per la sezione premio particolare. Oggi il nostro lavoro è un lavoro anche globalizzato, nel senso che noi contemporaneamente sappiamo ciò che accade dall'altra parte del mondo, però io anche per quanto riguarda la mia formazione di storica sono convinta che non si può essere global senza essere innanzitutto local, nel senso che non potrei mai accettare di essere omologata nei gusti e nelle tendenze a tanti altri milioni di persone. Io sono convinta che bisogna essere relativisti culturali ma non assoluti. Ogni tanto bisogna sempre ricordare da dove si proviene. Giuseppe Acconcia, collaboratore di testate egiziane, inglese e italiane, invece ha ricevuto il premio come giovane giornalista. La qualità nello scrivere, che è data soltanto dallo studio, dalla conoscenza, dalla lettura, dall'informazione che non viene soltanto dai giornali ma da esperti, da docenti universitari o anche il tentativo di approcciare la carriera universitaria, perché sono due cose molto collegate, solo che una viene comunicata agli altri e l'altra invece serve ad insegnare qualcosa a studenti che sono appassionati di un argomento. Però i temi trattati sono simili, quindi c'è una vicinanza tra il giornalismo e l'approfondimento accademico universitario, però il linguaggio è diverso.